da un lato la musica e lo spettacolo, ma dall'altro la storia e la cultura rigorosamente occitana. Questa è la prima edizione del primo Festival Internazionale della Musica Occitana, organizzato al comune di Guardia Piemontese, cittadina del Tirreno Cosentino, che è una vera e propria isola linguistica occitana. Il recupero della lingua è alla base di un festival a cui hanno preso parte diversi gruppi musicali, rigorosamente in lingua originale. L'istituzione di questo primo festival in realtà è quello di rilanciare i rapporti con le comunità occitane delle valli piemontese e con quelle della sud della Francia. In realtà questa tradizione, proprio per non perdere, siccome siamo troppo piccoli, cerchiamo di allacciarci un po' di più a quelle che è la realtà più grande di noi per far fronte comune a quello che può essere veramente un patrimonio da non perdere. Questa iniziativa è stata incastrata in un contesto di un progetto finanziato dalla comunità europea, i cosiddetti PIRS, che sono i piani integrati di sviluppo regionale, che abbiamo avuto questa possibilità. Stiamo terminando una struttura che in realtà non era terminata e un po' di questi fondi li stiamo utilizzando per valorizzare la nostra tradizione, la nostra cultura in modo improprio, ma certamente per poter andare avanti in un futuro prossimo e portare avanti quello che far conoscere la nostra realtà. Per il festival è stata questa la prima edizione, ma l'obiettivo è quello di creare una vera e propria tradizione. La speranza e l'augurio è proprio quello, perché altrimenti sarebbe come fare un buco nel ragno. Insomma. La nostra speranza è che se riusciamo ci attiveremo in tutti i modi per poter portare avanti questa tradizione, questa. Speriamo che diventi una tradizione, questo tentativo di cercare di portare avanti un nuovo modo di fare turismo, insomma, un altro elemento per poter attirare ancora la gente e i turisti villeggianti qui a Guardia Piemontese.